Bentrovati ai lettori della Pressa. Mancano ormai 5-6 mesi alle regionali e siamo in piena, nonostante l'estate, in piena campagna elettorale. Ormai le candidature per il centrodestra e per il centro-sinistra sono definite. Sarà De Pascali il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna per il centro-sinistra e sarà Elena Ugolini, il candidato del centrodestra. Si è presentata come civico, ma in realtà su di lei convoglieranno tutti i partiti del centrodestra a partire da Fratelli d'Italia. Ieri abbiamo dato conto di una polemica tra la stessa Ugolini e Bonaccini, che dà, insomma, è curiosa perché si assiste alla evidente volontà di Bonaccini di negare l'evidenza. Ugolini gli ha detto: hai mandato la Regione Emilia-Romagna elezioni anticipate per il tuo desiderio legittimo di andare a fare il parlamentare europeo anzitempo, peraltro hai smentito la promessa che avevi fatto di restare fino all'ultimo giorno. Bene, però insomma, si va a elezioni anticipate. Niente, Bonaccini ha risposto dicendo: faccio presente che se è votato a novembre 2014 si voterà a novembre 2024, quindi sono 10 anni, 2 legislature, come dire non è vero. Ed è veramente un giocare con i numeri, perché è evidente che si andrà a elezioni anticipate, perché questo parallelo sui 10 anni non significa assolutamente nulla, anche perché si rivotò non a novembre 2019, ma proprio per volontà della giunta di Bonaccini allora, che forse voleva posticipare un po' la data delle elezioni per prendere più tempo, vista l'avanzata leghista. Si votò l'ultima volta a inizio 2020, gennaio 2020, quindi la scadenza sarebbe stata comunque a gennaio 2025. Ma non solo, Bonaccini non è più presidente. Lui non ha più alcun ruolo in regione, si è dimesso ufficialmente il 12 luglio per incompatibilità, perché ha deciso appunto di andare in Europa, e lui non è più presidente. E gli atti che verranno fatti adesso dalla regione, da adesso in poi, dal presidente di fatto facente funzioni Priolo, possono avere solo il carattere dell'urgenza, di fatto di ordinaria amministrazione. Quindi di fatto ha sospeso l'attività della giunta per 6-7 mesi per il suo desiderio di andare. Legittimo, eh? Legittimo, anche se ha smentito se stesso, ma è legittimo di andare a fare il parlamentare europeo. Ora, però, che questo non venga ammesso, ma si dica: no, guardate, sono 10 anni, è davvero, insomma, curioso, ecco, mettiamola così, ed è un modo, no, per negare la realtà, proprio con anche degli artifici, come posso dire, manovrando, no, i dati, i numeri a piacimento. E questo l'abbiamo raccontato, stupisce, ma questo è tra una inaugurazione di un ristorante e l'altro, sulla pagina Facebook di Bonaccini, molto seguita peraltro, si può trovare ancora questi argomenti che ho citato, appunto, relativi al suo negare il voto anticipato provocato dagli stessi. Questo per quanto riguarda centro-sinistra e centro-destra. Col candidato Ugolini certifica di fatto l'abbiamo chiamato crasi, ma insomma una unione tra Fratelli d'Italia e il Movimento Comunione e Liberazione, che dà nuova linfa e rinverdisce i vecchi fasti politici di CL. Sappiamo che CL ebbe un ruolo, soprattutto nell'era Formigoni, determinante nell'ambito del centrodestra, fu vicino ovviamente a Forza Italia. Ecco, poi ci fu l'era Caron, durante la quale il movimento fondato da Giussani si era un po' allontanato dalla politica. Ora però torna al centro, torna più che al centro, torna nel centro-destra e si affida e si unisce al principale partito traino della coalizione, che è Fratelli d'Italia. Non a caso Fratelli d'Italia ha candidato a Modena un esponente, ad esempio, di Comunione e Liberazione, che peraltro è stato eletto, è Dario Franco. Aveva candidato in Europa, nella nostra circoscrizione, Sibiano, che poi non è stato eletto, e candida presidente della Regione Emilia-Romagna, un ruolo chiave, perché sappiamo che forse questa volta, lo si dice spesso, ma stavolta forse la partita, almeno prima delle amministrative, quando abbiamo visto questa esploda del PD, ma pareva contendibile. Ecco, candida un esponente DOC di CL, che è Elena Ugolini, viene proprio dal movimento, è incardinata nel movimento sia di Rimini che di Bologna, ed è espressione appunto di questo movimento cattolico. Un movimento cattolico che spesso poi non è in grado di trascinare con sé molti voti in termini di massa, ma è in grado di esprimere diverse preferenze per i propri candidati con un meccanismo preciso, no? Di
destinazione di preferenza, i cosiddetti amici. Dico cosiddetti perché il modo con cui in CL ci si rivolge l'un l'altro, come i comunisti si chiamano compagni, in CL si chiamano amici. Ecco, gli amici vengono così sostenuti spesso in maniera aperta con delle preferenze, per questo probabilmente anche la lista della Ugolini sarà una lista nella quale gli amici, quelli di CL, troveranno ampio spazio, e quella civica, intendo. Questo è il quadro, quindi da una parte un centro-sinistra che si affida a De Pascale, che con il suo mentore ancora Bonaccini, oggi solo parlamentare, solo per modo di dire, però che non ha più alcun ruolo in Emilia Romagna, ma che è volato in Europa, continua a negare l'evidenza, cioè dice no, ma che è il voto anticipato? Qua, sono stati 10 anni di legislatura, 10 anni di legislatura, quindi non è il suo voto anticipato, quindi proprio falsando la realtà, perché invece si tratta di voto anticipato, essendosi egli dimesso almeno 6 mesi prima della scadenza, e poi anticipando comunque il voto, perché l'abbiamo detto ci sarebbe andati all'inizio del prossimo anno. Questo centro-sinistra e centro-destra invece, che per quanto riguarda l'analisi del candidato sindaco, Elena Ugolini, si affida appunto alla gamba storicamente movimentista cattolica vicino al centro-destra, che appunto CL. Sarà sfida tra Ugolini e De Pascale, vedremo quanto De Pascale si affiderà ancora alla figura di Bonaccini come traino. Ci sarà probabilmente anche un candidato, lo hanno annunciato, di sinistra, di rifondazione, però probabilmente De Pascale, al di là di questa diciamo falange più esterna a sinistra, unirà un campo larghissimo, come è stato anche a Modena, ad esempio, ma come anche a Ravenna, con De Pascale stesso, che va ad Azione fino al Movimento 5 Stelle, i Verdi e la sinistra, sarà così. Vedremo come andrà, seguiremo questa campagna elettorale. C'erano tanti temi ovviamente sul tavolo, al primo posto sarà indubbiamente la sanità, che occupa per la stragrande parte del bilancio della regione, e si parlerà anche di autonomia differenziata, sapevamo che Bonaccini era, pur con una legge diversa, sostenitore. Oggi il PD la critica duramente perché la proposta arriva dal centrodestra, e si parlerà insomma anche di sicurezza e degli altri temi. Tra l'altro, ultimo accenno sul tema sicurezza: ieri in consiglio comunale a Modena un consigliere comunale PD, Vittorio Reggiani, ha detto apertamente: ma quale taser? Io alla polizia locale toglierei anche la pistola. E con questa la chiudiamo qui, e ci ritroviamo martedì prossimo, sempre più o meno a quest'ora, con questo appuntamento in diretta, per chi crede di volerci seguire, per e a tutti l'invito comunque a leggere le notizie del nostro quotidiano, La Pressa, all'indirizzo appunto internet www.lapressa.it. Buon pomeriggio d'estate, inevitabilmente calda a tutti.